fine seduta alcuni colleghi. Onorevole Spadoni, prego. Grazie Presidente. Intervengo per segnalare l'articolo del Fatto Quotidiano di lunedì 2 dicembre. L'articolo fa riferimento ad un fatto gravissimo avvenuto 15 mesi fa in Inghilterra, nella contea dell'Essex, e riguarda una donna italiana incinta in viaggio di lavoro a cui hanno tolto il proprio neonato. La donna era arrivata in Inghilterra in seguito a un attacco di panico, ha chiamato la polizia, che l'ha conseguentemente portata in ospedale, poi risultato essere una struttura psichiatrica. Dopo 5 settimane in corsia sarebbe stata sedata e le avrebbero fatto un intervento di parto cesareo, sottraendo poi la neonata. La bambina, che ora ha 15 mesi, è sempre affidata ai servizi sociali inglesi. La donna ha richiesto la sua bambina al giudice della Corte Suprema di Chelmsford, che invece ne ha disposto l'adozione. Questo è un fatto gravissimo e senza precedenti. Una donna italiana rimane segregata in una struttura psichiatrica e dopo 5 settimane, senza informare né lei né i familiari, viene sedata e sottoposta ad un parto cesareo. Ricordo in aula le seguenti convenzioni internazionali: Patto internazionale sui diritti civili e politici. Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e con rispetto della dignità inerente alla persona umana. Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari. Ora ci chiediamo, il governo italiano ha preso in considerazione di ricordare al governo inglese le seguenti convenzioni o è rimasta sonnecchiare? Perché in questo caso stiamo parlando di una donna i cui diritti sono stati violati e la cui vicenda è stata messa sotto silenzio per 15 mesi. Poi ci ritroviamo in quest'Aula a parlare di diritti delle donne e di lotta alla violenza contro le donne. Si chiede quindi che il ministro Bonino venga a riferire immediatamente in Parlamento per verificare se il governo italiano fosse stato informato del fatto, se sì, perché non ha informato il Parlamento di questo fatto gravissimo e se i servizi sociali inglesi avessero informato quelli italiani e familiari. Grazie. Grazie.